E proprio in questa giornata il sindaco di Roma ha visitato un cantiere che ostacola un'importante strada della capitale e appunto si è pronunciato sullo sciopero dei dipendenti comunali. Sentiamo il servizio di Matteo Parlato. Tangenziale est di Roma, un'arteria importante per il traffico cittadino che da gennaio è semichiusa per una frana. Oggi il sindaco di Roma, Ignazio Marino, è venuto qui per dare i tempi di chiusura di questo cantiere. Ma oggi è anche una giornata molto importante per il sindaco perché c'è lo sciopero dei dipendenti comunali. Sindaco, questo è uno sciopero ad personam contro di lei? È uno sciopero contro i lavoratori del comune. Nel 2008, il 3 luglio 2008, il governo aveva indicato che il salario accessorio così pagato è contro la legge. La Corte dei Conti lo ha confermato e lo ha confermato anche il decreto enti locali convertito in legge dal governo Renzi. Io voglio che le persone ricevano quei 200-250 euro in più al mese, ma voglio che lo facciano all'interno della legge. Neppure i sindacati possono chiedere al sindaco di agire nell'illegalità. E per farlo bisogna che ci si riunisca e che si arrivi alla definizione del contratto. Io lo voglio fare e lo voglio fare entro il 31 luglio. Questo cantiere quando chiuderà? Tra un mese da oggi il cantiere sarà riaperto e soprattutto sarà messa in sicurezza la collina. Abbiamo già posizionato 390 pali di acciaio del diametro di 20 centimetri, altri 100 li posizioneremo qui a valle della collina. Non solo riaprirà la strada, ma potranno tirare un respiro di sollievo chi abita qua sopra, che era a rischio frana e quindi anche di morte. Fra un mese o un giorno noi saremo qui a controllare. Molto bene.